Ciao a tutti stregatti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ci sono tutti quanti gli accessori per creare con la resina UV. Per oggi non sarò io a creare, sarà... Io. Sarà Brunella. Ah. Finalmente Brunella si cimenterà con la resina, quindi Brunella a te. Allora, adesso vado a creare il cuore. Dobbiamo prendere il retro del cuore. È questo. E lo scocciamo. Così... E la resina non straripa. Vedo che già sto pensando a una distrazione. È un problema. Okay. Ma non lo stanno vedendo perché ci metti la mano davanti. Quindi non hanno visto niente della disgrazia. Ma meglio forse. Ma io adesso devo lavorare. Ci va pure la luna qua. Troviamo il retro della luna. Aspetta, devi avvicinarsi. Aspetta. No. Va così. Attenta a non impallare con questa mano, ricordati che tu impalli. Così. Ok. Adesso con questo foglietto mi aiuterò e mescolerò. Io direi che questo foglietto è meglio se lo metti dall'altro lato e questo lo metti di qua, no? Così. Sì. E adesso che faccio? E adesso devi versare un po' di resina. Aiuto, aiuto! Le mie mani cicciotte hanno preso. E quanto ne metto? Un pochino. Ne faccio diverse? No, si stacca, le fai stack. Ah. Comincia con un colore magari e poi dopo aggiungi gli altri. Quanto ne metto? Tanta? No, un po' di più. Tanta. Vabbè, poi l'aggiungi. Non ne se metto devi, altra. Secondo me ne devi fare di più per fare il corpo delle cose. Vabbè, ma io faccio le sfumature. Ah, ok. 3 noci di burro. Ok, nel frattempo coprila perché sennò con la luce si secca. Nel frattempo magari ci puoi anche raccontare quando tornerai su internet, perché molta gente si chiede quando Brunella tornerà su YouTube. Devo essere desiderata. Intanto metto il rosa. Non avevo dubbi. Quanto la devo mettere? Ma ci faccelo cadere sopra però, perché sennò fai un... Ok, ora mischia e vedi com'è. Va bene. E tornerò a settembre. Tornerò a settembre come rimandati. Ma esatto. Esiste ancora la cosa del rimando a settembre? Sì, ma secondo me è troppo secca. E metti un altro goccino di resina. Te l'ho detto perché era poca quella che avevi messo. E quindi tornerò probabilmente a settembre, però con grandi rivoluzionamenti. Cioè non ti vorrei occupare soltanto di make-up? No, non mi occuperò più solo di make-up, mi occuperò di psicologia. No. Ma quando mai che la gente ti crede? Mi occuperò. È ancora secca. Dai, sei secca? Non la devi scegliere tu come la vuoi. Sono tu queste creazioni. Allora va bene. Secondo me va bene. Ah, scusate, mi stavo prendendo. È ancora inquadrato? Sì, no, sì, è inquadrato. Ora con lo stecchino vado a versare. Vedo delle cose strane. Ma io faccio le sfumature, sì, dovrò vedere. Va bene. E dobbiamo essere sicuri di coprire tutta la faccenda. Va bene, nel frattempo raccontaci. E quindi, tornerò. Non sono morta. Non ho Ma come mai non ti abbiamo più vista? Questo scoraggiamento da internet. Ho avuto poca fiducia nella community ultimamente. Vabbè, quello pure io. Ce l'abbiamo avuto più o meno tutti quanti. E poca fiducia quindi nella mi community. Sono allontanata. E poi voglio fare qualcosa di un po' diverso. E quindi dovevo avere tempo di pensare. Abbiamo visto un po' troppa spazio in giro, quindi è una lerciura. Quindi ti sei allontanata, ma tornerai, perché c'è sempre qualcuno che mi dice: ma Brunella quando torna? Quindi Brunella io tornerà. Sono amata dai popoli. Ma vedi che come può scendere quella roba? Brunella sta cercando di versare dei la tua mano. Non è caduto un po' troppo, ma vabbè. Questa senza asciuga, però facciamo con lo stesso, perché tanto chi se ne frega. Questo sarà un video secondo me tipo lungo 50 minuti. E qualcuno dirà: ma che cos'è questo video inutile, questa scemenza? Vabbè. Sono io, non sono mai scemenza. È un video di intrattenimento, non vi agitate. Io sono solo verità. Mamma mia, sembra una pubblicità dei maghi, Brunella solo verità. Qua sto facendo una sfumatura. C'è un cane che abbaia. Sta abbaiando secondo me perché ha subodorato l'orrore. Se no ci vuole un po' di bianco. Un po' di bianco nel senso di un po' di trasparente. Sì. Io continuo a non sfumare. Bene, e quindi la prossima sfumatura sarà sempre... Cioè, questo sarà... No, ci sarà altro? No, sarà così, però andrà... Ah, però c'era pure quel viola, secondo me era bello, ma vabbè. Però andrà un po' a sfumare verso il trasparente. No, perché? Perché? Forse no, dipende da come esce. Non sono cose che sta si decidono. Sta passando un elicottero. Tra poco passa anche un ippopotamo.
E vai, Brunella, parla, forza, intrattieni il telespettatore. Ma che è? Ma il buongiorno. Che vocale vuole, signora? La B, senti la vocale B. Mi basta, seca. Sto drogandomi. E cosa vuoi dire? Quella cosa vuoi, come creando. Pensi che la pulirai? Con un... Che me ne frega, me lo pulisco io. Con un cotton fioc, scusa, che lasci sporco il bordo. Ma secondo me il davanti va scocciato, perché così viene bello. No, perché il davanti è bombato, il dietro è piatto, lo scotch l'ha messo dietro. A questo punto vado a mettere una terza noce di burro. Aspetta però, qual è? Qua, se lo vedete. E affronterò una terza scelta cromatica. Mentre io sono andata a prendere dei cotton fioc così. E sarà una scelta cromatica azzurra. No. Una mira. Ops. Che poteva essere migliore. E quindi giro lo stuzzichino. Lo puoi pure pulire con lo scottex, non è che... Mi annoia pulire lo stuzzichino. E... No, è difficile. Perché non è abbastanza liquida. C'è un altro motivo. È difficile. Non sta avendo mal di testa. E quindi. Brunella e il DIY. Aspetta, qual era quel video bellissimo? Quello dell'uovo di Pasqua, che non sono in grado di fare neanche un. Aspetta, ciccio. Che sta lo stai spingendo fuori. Questi sono problemi di persone che fanno i DIY. Fu bello quel video, mamma mia, lo devo andare a rivedere. E poi facciamo il viola e lo metto per riempire. Sì, vabbè. E questo viola olografico mi piace molto, troppo, bellissimo. Guardate come lo grizza. Così. Ah, forse questa è la consistenza giusta, aspetta. Così. Uno. Finalmente è venuta una cosa decente. E due. Quando faremo un nuovo video di assaggi insieme? Però dobbiamo fare un video di assaggi schifoso. C'è un'irritazione di stomaco ora, non so. Vabbè, ti passerà l'irritazione di stomaco. Speriamo, sono molto preoccupata dall'irritazione di stomaco. Devi sapere che Brunella è ipocondriaca. Quindi, da quando le è venuta questa leggera irritazione di stomaco, ho pensato numerose volte di stare per morire. Esatto. Incredibile. Non ho coperto questo poco. Oh cavolo. Vedi, questi sono gli errori del dilettante. Devo fare un'altra. Non mi va di fare un'altra. Facciamo io. No, lo rovini. Facciamo un'altra luce. Cose. Ma falle bene. Ma io mi annoio, vedi? Già mi sono annoiata. Ma è troppo difficile. Ma quando vai? Cioè, ma perché sei. Perché sono la negazione delle cose manuali. Beh, proprio come quando monti i mobili di IKEA. Li ho montati perfettamente. Sì. E poi dopo chiunque deve intervenire per cercare di salvarli. C'è uno straripamento. Oh signore. Brunella, questo video è troppo tragico. Forza, riprenditi. Aspetta. Cribbio. Cavolo. Aspetta, è perfetto. Sei sicura? Boh. A questo punto io direi comincia ad asciugarlo, no? Ora lo asciugo. No, ci vuoi mettere glitter, oh. Aspetta. Ah, pensavo che glieli avresti messi dentro, in realtà. Ah, si fa anche così. Ma come vuoi, non è che c'è una regola. No, come li stai mettendo brutti? Ma che è? Non so, mi sembra una buona idea. Oh mio Dio! No. Non mi sembra una buona idea questa. Oh mio Dio! Adesso devo continuare, non posso fermarmi. Perché? Perché l'hai rovinato? Succede sempre così nella mia vita. Parto con una... Oh mio Dio, sempre mezzo! Mamma mia! Sta venendo bene, non si riprende. Perché questa voce di Winnie the Pooh calpestato? Ti prego! Perché non lo so fare, vabbè, basta, secondo me è perfetto.
Ma non ho fatto questo in te. No, prene Madonna, santo, ma che è? No, la luna non te la faccio fare. È tremendo. Forse già ti ho mostrato di resina sopra, funziona. Sì, ora vedremo. E cosa devo fare adesso? Niente, ce lo tieni sopra per un po' di secondi, però tienicelo abbastanza. Quanto deve calatamizzare? Almeno 20 secondi secondo me, perché più ce lo tieni meglio è, perché così non diventa sticky. Ha coperto l'inquadratura. Scusa. No, sei ancora fresco. Però mi sembra molto bello. Guarda, sembra il cuore di cristallo di Sailor Moon. Però ci ho mancato un pezzo. Mamma mia, Brunella, ma perché? Non lo so. Non gli hai fatto neanche la punta della... ci ho pensato. Però è molto bello. Comunque sì, da settembre tornerò. Forse diventerò una DIYista. Speriamo no. Farò solo DIY. Però questo secondo me lo posso vendere su Etsy a 10 euro. Certo, sicuramente. Guarda, lo compreranno centinaia di persone. Secondo me se lo metto su eBay ad asta, secondo me se lo comprano. Centinaia di migliaia di euro. Tutti i miei fans. Vedi se si è catalizzuscio? Come lo vedo? Acciaro, vedi se sì, sembra catalizzato. Ah, quindi ora se vuoi ci puoi fare lo spark. Aspetta, non ci volevi mettere la cosa trasparente sopra, avevi detto. Ma no, va bene. Ma no, dai! Che devo fare? Ci devo spiegare altra resina e metterci uno strato sopra? No vabbè, hai ragione, non la spieghiamo perché tanto lo buttiamo nella monnezza. Non si è catalizzato! Stato dietro! Questo è quello che succede quando non ti... Vedi? È tutto uno schifo! Ma perché mi succede? Però adesso noi lo giriamo e catalizziamo dietro. Quindi aspettiamo altri 30 secondi. Ma secondo me non funziona questa lampada. Funziona perché a me si sono catalizzate le cose, quindi. Secondo me c'è un errore di fabbricazione. Ma puzza, mi stanno venendo i fumi gastrici per sentire la puzza di questa cosa. Petali di stelle. Sailor Moon. Allora, questa è la mia prima creazione in resina UV. Aspetta, però qua forse c'è un buco. Comunque è molto bella. È bellissima. Va bene, ragazzi, questa luna io penso che ora me la riprendo. Perché non voglio buttare il bezel. Vabbè, e questa è la mia creazione in resina. Bellissima. Direi che questo potremmo definirlo il più meraviglioso fail del giorno. Vero, datemi un voto da 1 a 10. Okay, dove 1 date... fai veramente schifo, pupù. E 10 sei bravissima come me crimi. Mi raccomando, quindi lascia. L'hai pure tolto dall'inquadratura. Oh, vabbè, Brunella, sollevalo come fanno quelle donne che fanno vedere i materassi. Sollevano i materassi, vabbè, le donne. Ma sollevano le cose, non Wonder lo so. Woman. Fai vedere questo oggetto, questo meraviglioso oggetto che sta per andare all'asta. Mi raccomando, allora lasciate qui sotto un voto per Brunella. Fate sapere voi quanto lo paghereste. Quanto paghereste per questo oggetto? Almeno quanto... No, e quanto dicono loro? Quanto dicono loro? Infinito. Voto e quanto paghereste per questo oggetto orribile. Bellissimo. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo al prossimo video. Brunella vi saluta. Ciao, noi ci vediamo a settembre. Brunella tornerà sul suo canale a settembre, ma la vedrete ancora qui presto. Guarda, mi smalto. Tutto rovinato, va bene. Ciao.